Reggio Emilia, Teatro Romolo Valli, nella città dove nacque il tricolore che rappresenta la massima sintesi di dinamismo economico e senso civico, Unimedia Group ha presentato nei giorni scorsi un ambizioso progetto editoriale. Si chiama Guida del Cittadino, arriverà gratuitamente a 3 milioni di famiglie italiane in 416 comuni. La dirige Maurizio Costanzo e ha l'obiettivo di fornire nozioni generali in tema di diritti e rapporti con le amministrazioni pubbliche. Si finanzierà con la pubblicità e sarà consultabile anche online. This is what you are. Casualmente io venni qui in questo bellissimo teatro, il Valli, a una convention e scoprì questa realtà che non conoscevo, editoriale. Poi lui qualche mese dopo mi offrì la direzione editoriale di queste guide. E così è nata così. Adesso c'è, credo, la novità che una parte di queste guide andranno anche in mail, quindi raggiungeranno prima altri posti. È un'idea editoriale saggia. Il futuro è chiaro. In America dicono fra N tempo il New York Times sarà Repubblica IT, va meglio di Repubblica stampata. È un grande gruppo, Tiziano Motti è un vulcano e anche oggi ci dà dimostrazioni di come sia sempre in anticipo e abbia sempre delle idee nuove. Oggi vincono le idee supportate dalla passione e credo che Tiziano ne abbia tanta. Io trovo che l'idea di Tiziano Motti di essere il tutore dei diritti del cittadino sia una cosa geniale. Tant'è vero, occuparsi dei diritti del cittadino non si deve confondere con chi si occupa dei consumatori, con gli avvocati, con questo. È una figura a sé stante e direi che forse Motti e la moglie Stefania stanno alla testa di un'industria che è per la prima, di un gruppo diciamo, che per la prima si occupa dei diritti del cittadino. Stiamo realizzando una guida che si chiama Guida del Cittadino, che sarà distribuita a 3 milioni di famiglie partendo dall'Emilia Romagna ma anche Lombardia, Veneto e piano piano il resto d'Italia. È una guida particolare perché è finanziata da inserzionisti e arriva gratuitamente a casa a tutte le famiglie dei comuni che di volta in volta saranno scelti per questo primo blocco di uscite. Sono 416 comuni che abbiamo in preventivo. Il succo di questa guida è quella di dare informazioni ai cittadini sui propri diritti.